siete già iscritti, ci conosciamo già se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un pollicino in su. Questo è un video molto informale. Ho voluto sfruttare per l'ennesima volta questa location. L'idea della finestra che dà sul mio giardino. E quindi, visto che ancora sono qui a casa mia, nella mia casa estiva, ho voluto approfittarne per registrare un altro video, sempre con questo sfondo. Quando vi ho fatto quello sui miei due matrimoni, ma molti di voi mi hanno detto: no, dai, ti prego, fai anche l'altro. L'alternativa come story time era la mia giornata tipo. Quindi io suppongo che questo sia un video molto 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 adatto per addormentarsi, poiché la mia giornata a me va bene così, però credo che per la maggior parte delle persone risulti abbastanza noiosetta, il che comunque può essere ottimo se si vuole dormire. Visto che appunto sono ancora nella mia casa estiva, che è la mia casa, perché io in inverno vado a stare a casa di mio marito, vi farò ovviamente lo story time sulla mia routine quando abito qui, perché quando vado a stare da mio marito ovviamente un po' di cose cambiano. Dunque la mia routine, la mia giornata tipo estiva o comunque di quando abito qui, inizia con lo svegliarmi ovviamente. La sveglia io non ho impegni con un orario prestabilito, quindi seguo abbastanza il ritmo naturale di sonno e veglia. Dico abbastanza. Fate conto che a luglio, giugno, luglio, quando le giornate sono molto lunghe, quando la giornata di sole intendo è molto lunga, io spesso già alle 5 e mezzo dagli uccellini o dalla luce che filtra, poiché io non ho né avvolgibili né persiane, quindi la mia casa quando è buio si rabbuia, ma quando c'è la luce diventa subito luminosa e quindi la luce mi sveglia. Adesso sto registrando questo video a metà ottobre e quindi sto già arrivando alle 7:30 circa a letto, perché comunque viene scusate, il sole sorge più tardi. E diciamo che sia che mi alzi presto, sia che mi alzi più tardi, comunque raramente fino alle 9 riesco ad essere operativa per uscire di casa, perché comunque, come si dice qui in Toscana, mi gingillo. La prima faccenda, appena mi sveglio, prendo il cellulare che è accanto a me e guardo che ore sono. Ultimamente mi è calata un po' la vista, quindi ho gli occhi un po' annebbiati.
Sono solo 4 gocce, però ormai quelle 4 gocce le devo prendere.
quasi tutti.